Ben ritrovati amici di Padre Pio TV. La provincia religiosa dei frati minori cappuccini di Sant'Angelo e Padre Pio piange la perdita di un altro dei suoi figli, uno dei figli più longevi. Infatti ha terminato il suo cammino terreno Padre Cipriano De Meo, che aveva già compiuto 96 anni ed era prossimo a compierne 97. Una lunga vita al servizio della Chiesa, dell'Ordine e della provincia religiosa, una vita che negli ultimi anni è stata ridimensionata nella sua attività ministeriale, perché Padre Cipriano di recente era caduto fratturandosi il femore, per cui è stato necessario ricoverarlo per un intervento chirurgico che l'ho costretto poi ad una successiva riabilitazione. Quindi quest'ultimo periodo Padre Cipriano l'ha vissuto nell'infermeria provinciale, dove non ha più svolto il suo ministero attivo, ma ha continuato ad essere al servizio della Chiesa e dei suoi confratelli attraverso il ministero della preghiera incessante. Ma noi vogliamo ricordare questa figura e lo vogliamo fare anzitutto mettendo a fuoco il suo legame con il suo paese d'origine, Serra Capriola, in provincia di Foggia, dove era nato appunto il 5 gennaio del 1924. E per farlo ci colleghiamo con uno dei suoi più stretti collaboratori, Antonio Guidone, a cui vogliamo appunto chiedere qual era il legame che non ha mai spezzato Padre Cipriano con la sua Serra Capriola. Buongiorno a tutti. Indubbiamente Padre Cipriano aveva con Serra Capriola un legame molto, molto forte. Il fatto stesso che abbia scelto lui stesso di essere sepolto a Serra Capriola quando era ancora vivo, aveva espresso questo desiderio, è la conferma di questo suo forte legame con il suo paese. Serra Capriola per Padre Cipriano ha rappresentato qualcosa che va oltre, diciamo, il sentimento solo del paese natio, perché lui era particolarmente affezionato al paese, ha sempre cercato di dargli qualche cosa in più. Anche da quando stava a San Severo lui non mancava mai di fare visita al paese, almeno una volta a settimana veniva qui in convento, era una persona conosciutissima e apprezzatissima da tutti in paese, stimata per il suo carisma, perché lui riusciva a trasmettere un qualche cosa, aveva un quid in più rispetto a tante altre proposte. Nel paese lui era sempre attivo. Negli anni in cui è stato a Serra Capriola il convento brulicava davvero di giovani, di ragazzi, di persone adulte, che era un continuo pellegrinaggio da lui, ma non solo, perché venivano persone per gli esorcismi che lui faceva quasi tutti i giorni, ma anche venivano a trovarlo, venivano a chiedergli consiglio. Era una persona gioviale anche, e quindi si intrattenevano con lui piacevolmente un poco tutti, ed era un legame fortissimo. Lui andava in giro per il paese tranquillamente con tutti, si fermava a prendere qualcosa al bar, era una persona di paese, oltre che un frate era una persona di paese, e riusciva davvero a convogliare su se stesso tutto l'amore per il paese e per i frati, che in quell'epoca forse hanno vissuto il periodo migliore in paese quando c'era lui, poi con l'aggiunta anche di padre Luigi Ciannilli, che è arrivato poco dopo. Quindi è un legame indubbiamente fortissimo, il legame che aveva padre Cipriano con Serra Capriola. Ecco Antonio, tu sei stato anche suo collaboratore, lo hai aiutato nello svolgimento di alcuni esorcismi, e quindi ti vogliamo chiedere dove attingeva quest'uomo che, pur essendo frate, pur essendo sacerdote, pur avendo il mandato da esorcista, rimaneva pur sempre un uomo con tutti i limiti e anche le paure che ogni uomo dovrebbe avere. Dove trovava quest'uomo la forza per combattere contro il diavolo? Indubbiamente la trovava dalla fede.
Io ricordo che una cosa che notammo, diciamo, dai primi momenti in cui cominciammo a frequentare di più il convento per assistere ai suoi esorcismi, che lui pregava continuamente. Lo vedevi nei momenti in cui sembrava assente e ti rendevi conto che stava pregando, perché con le labbra pregava e diceva delle Ave Marie continuamente. Era un uomo veramente di fede e riusciva a pregare continuamente. Quindi indubbiamente la sua forza gli veniva da questa fede. Una fede incrollabile e che poi si rivelava negli esorcismi, perché quando lui esercitava gli esorcismi, il diavolo cercava in ogni maniera di sminuirlo, di attaccarlo, ma non riusciva mai a sgretolare quella che era veramente la sua fede forte, una fede che gli permetteva di essere veramente come una roccia anche con gli attacchi del maligno. E il quale non riusciva a trovare nulla di sbagliato in lui, perché il maligno poi, durante gli esorcismi, spesso magari racconta dei fatti che altri non sanno. Ma di Padre Cipriano non riusciva a dire mai nulla di male, perché Padre Cipriano era veramente pulito, era per alcuni versi come un bambino, innocente come un bambino, ma per altri versi era veramente una roccia, perché aveva una fede incrollabile che gli ha dato veramente la forza e il coraggio per tanti anni di esercitare il ministero di esorcista. E poi, da quando, diciamo, è cominciata la sua attenzione con la riscoperta di padre Matteo Dagnone, che è stato il suo compagno di viaggio, diciamo così, in questo suo percorso di fede, in questo suo percorso di esorcismo e di esorcismi. E lui aveva una fede incrollabile in Gesù Cristo, nella Madonna e in padre Matteo, che gli era sempre vicino. Quindi sicuramente la fede è quello che gli ha dato la forza per andare avanti fino a ieri, praticamente. E ora lasciamo che sia lo stesso padre Cipriano a parlarci di quello che è l'esorcismo e di come lui stesso viveva gli esorcismi. Ascoltiamo. Parlando di esorcismo, non parliamo tanto della guarigione spirituale, come cacciare il peccato, eccetera. Parliamo di possessioni provate, naturalmente. Ora, la possessione, quando per grazia di Dio, tramite i santi, in questo caso Padre Matteo, viene, come dire, portata fuori, Scacciata. allora si potrebbe chiamare anche miracolo, però grande grazia La senz'altro. grazia. Cioè, Per questo poi ci sarà bisogno di un miracolo vero. quello La si Chiesa chiede. aspetta, perché il miracolo vero e proprio in questi casi non è il Questa è caso di una parlare. grazia, Grandi ecco, un grazie, grandi aiuti, naturalmente, che preparano pure la via a una maggiore devozione. Ma Quindi. perché e come il diavolo entra in possesso di una persona? Ma il demonio non fa quello che vuole lui, fa solo quello che Dio gli permette. E questo è molto, come dire, importante per noi esorcisti, perché spesso io gli dico, tu servi, dico al demonio, a quel Dio che tu odi. Questo contrasto Ecco. produce una reazione immediata, ecco. Specialmente quando si tratta poi che invochiamo i santi, i servi di Dio, e parliamo in modo particolare, ecco. E che tu ti dici spirito, tu sei sotto i piedi della Madonna, sotto i piedi dei santi, ti ubbidisci a quel Dio che tu odi, insomma. E questo è un problema, diciamo. Quindi il demonio non fa quello che vuole, solo quando è quello che Dio gli permette. Ecco, la persona che è in possesso di questo demonio, come ci si può accorgere di questo? Perché altre volte tu ci hai anche detto che molte cose non sono vere, sono inventate, però molte sono reali. Come si fa a comprendere, sia da parte dell'esorcista, ma sia della persona, come e cosa bisogna fare? Dico, prima di tutto l'esorcista deve essere umile lui, non può dire parlo io, dunque è vero questo, Certo. no? Perché molto spesso ci sono dei casi molto simili a malattie mentali. E Ecco. allora umilmente il prete deve dire non ci capisco niente, allora eventualmente indicare un Un medico, medico. un neurologo, eccetera. Come pure non si può dire subito vai dal medico.
quello sarebbe come lavarsi le mani, oppure un sacerdote. Non è bello questo, non è bello, perché essendo noi pastori dobbiamo Cogliere. preoccuparci della pecora malata, insomma, come dice il Vangelo. Non c'è una linea Da seguire. da seguire precisa, però la Chiesa ci dà dei consigli, ecco. Per esempio, il conoscere lingue mai studiate. Io ho avuto casi, povera gente, senza cultura, che rispondeva al mio latino, al mio francese, cioè, domande di teologia che io facevo, che meritavano 30 lode come risposta. E quello già è È un uno dei segnale. segni, sì. Poi la reazione fisica, ecco, conoscere i segreti, sono delle regole che la Chiesa mette a nostra disposizione, anche se, come dire, non è mai una certezza matematica, però noi siamo tenuti come esorcisti a seguire le indicazioni della Chiesa, in modo particolare pregando e facendo a pregare anche finché è possibile la persona impossessata, finché può, prega. Quando poi l'avversario prende le redini in mano, allora c'è reazione di tutti i Certo, tipi, calci e pugni. fisica forte. E come la persona in possesso del demonio arriva alla chiesa, arriva all'esorcista? Diretta dallo spirito? No, molte volte vengono così da me per tentativo. Si parla sempre, molte volte scioccamente, di fatture, maleficio, e anche questo è un argomento da chiarire, ecco, perché molto spesso odio tra una persona e l'altra lo prendo come fattura. Insomma, il marito che odia la moglie, che va da altre parti, ha fatto la fattura, ma quale fattura? Quando c'è peccato? Qui l'ignoranza del popolo cristiano. Vero. Noi diamo più importanza a quell'eventuale fattura o maleficio che non al peccato in cui si vive, ecco. E io insisto molto su questo, perché poi è la realtà, riportare queste persone con l'aiuto dei santi sulla via retta, insomma. Siamo ora collegati via Skype con l'Episcopio di San Severo, con la diocesi di origine, ma anche la diocesi in cui ha svolto gran parte del suo ministero, Padre Cipriano. Ed è con noi, ci ha fatto l'onore di essere con noi, il vescovo della diocesi di San Severo, Monsignor Giovanni Checchinato. Buongiorno, Eccellenza. Buongiorno a voi. Lei, Eccellenza, è vescovo della diocesi di San Severo da 3 anni, però ha avuto modo di conoscere Padre Cipriano e di avere anche una frequentazione, sebbene appunto limitata nel tempo con lui. Che ricordo ha di questo frate? Ricordo prima di tutto, ecco un frate a tutto tondo. Un frate contento di essere frate e soprattutto, ecco, una persona che con gioia, e con spirito di servizio esercitava il suo ministero. Le persone che si rivolgevano a lui, erano persone generalmente bisognose di attenzioni particolari. Che evidentemente venivano esaudite quando incontravano Padre Cipriano, perché diversamente avrebbero cercato altro. E invece Padre Cipriano era capace di fare di avere questa attenzione, di ascolto, di accompagnamento, di discernimento nei confronti delle persone. Questa era la prima cosa, la più importante, ma la seconda, che non è meno importante, è quella di un uomo che, proprio perché vicino al Signore, era molto legato alla terra, alle cose semplici, ad un buon gelato, ad esempio, che sapeva gustare alla fine delle riunioni, con i suoi amici, con le persone con le quali aveva fatto una riunione di preghiera o aveva fatto una catechesi. Questa cosa mi colpì molto perché spesso pensiamo a quelli che seguono il Vangelo, no? Come dei disincarnati, come delle persone a cui basta solamente dire il rosario. No,
Gesù stesso ci ha insegnato che bisogna amare la terra, no? Bisogna amare questo luogo che ci ospita perché è dono di Dio. E io in lui l'ho trovata questa cosa qui, mi piaceva molto. Ecco, il compito che lui svolgeva particolare di esorcista adesso diciamo lascia un vuoto oppure ha creato intorno a sé una sorta di attenzione verso questa necessità di qualche sacerdote che si occupi di liberare l'uomo dal male. Beh, Padre Cipriano già da diversi anni non esercitava più ufficialmente questo servizio perché, appunto, vista l'età, il mio predecessore aveva accolto la possibilità di trovare un altro sacerdote. E quindi, di fatto, noi abbiamo un sacerdote nominato per questo servizio, anche se proprio per prepararsi meglio a questo servizio, questo sacerdote è stato quasi, sono quasi 2 anni che sta a Roma per approfondire degli studi sul settore. Però sì, questo è un segmento un po' particolare della vita della Chiesa che non va enfatizzato, ma che non va neanche dimenticato e messo da parte. È un settore importante e certamente la testimonianza di Padre Cipriano ci aiuta a capire che abbiamo bisogno di individuare sempre di più e meglio chi possa mettersi a servizio di questo segmento di vita ecclesiale. Padre Cipriano è conosciuto, si è fatto conoscere soprattutto per questo ministero, ma sicuramente il suo sacerdozio non si è limitato solo a questo aspetto. Qual è, diciamo, la caratteristica del sacerdozio di Padre Cipriano che a suo giudizio, da suo vescovo, da suo ordinario, vuole ricordare e ricorda con maggiore attenzione in questo momento? Appartiene un po' a quella prima caratteristica che ho detto, la capacità di ascolto e di servizio. Non è semplice, non è facile incontrare le persone che riferiscono di avere contatti con il maligno, perché sappiamo dalle statistiche, dagli studi che ci vengono offerti che una grandissima percentuale di queste persone soffrono semplicemente di disturbi psichici e bisogna avere tanta pazienza, tanta, tanta, tanta pazienza. E Padre Cipriano accoglieva sempre tutti, sapeva ascoltare tutti e dava quello che poteva, secondo la sua competenza, secondo la sua sapienza. Però, appunto, un sacerdote che si mette a servizio dei poveri, fossero anche poveri di pace interiore, poi per questioni legate al maligno o questioni legate alla psiche, conta di meno. Però, di fatto, lui si metteva ad ascoltare, accoglieva, e per me questo è un segno bellissimo di un sacerdote fatto ascolto. E questo, diciamo, non può che diventare, attraverso le sue parole, un esempio da seguire per tanti sacerdoti di oggi. Grazie, Eccellenza, per la testimonianza che ci ha reso, su Padre Cipriano, che appunto diventa uno stimolo per tutti coloro che ancora sono impegnati nello svolgere il loro ministero, magari seguendo l'esempio appunto di Padre Cipriano. Buona giornata, Eccellenza. E ora una testimonianza particolare. Siamo collegati con padre Silvano Jaroslawczuk, che è un sacerdote ortodosso. Padre Silvano, come e quando hai conosciuto padre Cipriano? Sono più di 10 anni fa e le circostanze erano abbastanza interessanti perché sono ortodosso, come vedete, ero in viaggio con 2 miei amici cattolici sui posti di Padre Pio che gli interessavano. E siamo passati per
monastero di Sierra Capriola, e poi da lì avevo capito che proprio devo incontrare queste persone, Padre Cipriano di Meo. Non mi riuscivo a spiegare neanche bene perché, e quindi erano tutte circostanze molto interessanti. E poi è avvenuto questo incontro ed è cambiato praticamente la mia vita. Quindi era così, più di 10 anni fa, Ecco, non forse era vogliamo 2000. entrare nella sfera privata, ma nel momento in cui dici ha cambiato la mia vita, è chiaro che qualche domanda chi ci sta ascoltando se la pone. In che modo l'incontro con Padre Cipriano ha cambiato la tua vita? Lui ha avuto subito diciamo, un atteggiamento molto paterno nei miei confronti ed è praticamente l'ha voluto fin dal primo incontro, mi ha invitato, ha detto tu devi essere presente, diciamo, sulla messa di esorcismo. Non avevo neanche, avevo capito già di cosa si tratta, avevo tanta paura, timore anche, però lui ha detto che a te ti serve vedere. Ed è avvenuto così, quindi noi appunto con questi due miei amici siamo stati sulla messa di esorcismo, abbiamo visto le cose assolutamente fuori da questo mondo e quindi e lì praticamente non c'erano più alcuni dubbi sulla chiamata che il Signore mi ha fatto. Quindi lì praticamente quando vedi in queste circostanze, quando vedi diciamo le cose assolutamente fuori di questo mondo, questa è la verità nascosta, quindi non hai più dubbi e quindi non più mentire a te stesso e quindi inizia ad arrivare alla fede vera Quindi e quindi così. se non abbiamo capito male, quell'incontro e poi quella partecipazione ad una messa con il rito di esorcismo non solo ha cambiato la tua vita, ha dato questa carica di fede in più, ma è stata l'origine della tua vocazione sacerdotale? Esatto, quindi poi prima cosa quando sono uscito ho pensato ma come ho passato la mia vita e quindi e che poi ho deciso proprio di cambiarmi, non sapevo ancora come, però poi il Signore si mette tutto diciamo al suo posto e poi con gli anni ho finito il seminario, sono diventato sacerdote, ho preso il monachesimo, è diventato monaco. Però questo incontro è stato decisivo. E in questi 10 anni ci sono state altre occasioni di incontro con Padre Cipriano? Sì, cercavo di venire quando potevo, soprattutto nei primi anni, perché da Milano, diciamo, comunque un viaggio, quando avevo ancora un lavoro laico, poi studiavo, poi avevo già carichi sacerdotali molto impegnativi, quindi. Purtroppo negli ultimi anni, quando padre è stato già malato, anche a San Giovanni Rotondo, non ho potuto più venire. Però prima incontri, telefonate, saluti, auguri, diciamo, questa era sempre una cosa dovuta. Per concludere, un ricordo particolare, quello che è rimasto più impresso, più indelebile nella tua memoria, o di una frase o di un episodio che ti ha legato in maniera particolare a Padre Cipriano. Maggerei magari questa foto che sicuramente conoscete, è di Padre Pio, Padre Matteo, Padre Cipriano, Sì. che per me manca Padre Matteo magari sulla prima prospettiva, perché così sarebbe completa, perché questa è una successione e soprattutto magari racconto scherzoso quando di Menticone, che sicuramente voi conoscete tutti, che padre raccontava. Quindi questa era una cosa che mi è rimasta molto nella memoria e poi diciamo il padre amava ripeterla anche questa storia, quindi io amavo ascoltarla. Grazie padre Silvano, e ora ascoltiamo un'ultima testimonianza, quella di padre Leone, esposito mocerino dei frati minori della provincia di Salerno.
Ricordo molto bene il giorno in cui ho conosciuto padre Cipriano De Meo, ed era il 3 ottobre, quindi era la vigilia di San Francesco. Ed è strano, insomma, per me conoscere è stato veramente un regalo di San Francesco. Mi recavo da Potenza a San Severo, il luogo dove padre Cipriano operava ancora in pieno la sua attività di esorcista, e mi sono recato a San Severo insieme all'amico Don Antonio Mattatelli, il quale, insomma, aveva da poco avuto questo incarico, mi sembra, di esorcista. Vieni con me che, insomma, ti voglio far conoscere padre Cipriano, tu me l'hai chiesto più volte, è arrivato il momento. E quindi e questo desiderio fu esaudito. Ricordo molto bene quel giorno perché andai lì per chiedere veramente un conforto soprattutto nella fede, per una situazione di famiglia particolare che stavo vivendo, soprattutto con mio fratello. E quindi riposi in padre Cipriano una richiesta, una preghiera, ecco, di venire in soccorso a questa situazione, di pregare. E allora lui mi diede un grande abbraccio, fu veramente un abbraccio paterno, e fu un abbraccio che mi ha avvolto e me lo riporto per tutta la mia vita, mi ha segnato, perché da quell'abbraccio è nato un rapporto filiale con lui. Quindi sono più di 10 anni, insomma, ero al mio quinto anno di sacerdozio. E ho avuto la grazia di conoscerlo. Quella giornata fu particolare perché pregammo per tante persone che portavano in sé, insomma, il maligno, e quindi questa lotta contro il demonio. E poi celebrammo la messa, una messa indimenticabile, in cui mi ricordo benissimo il momento soprattutto dell'elevazione. È un momento molto commovente che ancora oggi porto nel cuore, perché durante l'elevazione, ecco, la presenza del corpo e sangue di Cristo disturbava molto queste persone possedute. Quindi per me è stata una testimonianza di fede profonda, forte. E di fronte anche al mistero dell'Eucaristia, anche ora oggi, voglio ringraziare il Signore per aver conosciuto padre Cipriano. E ora, dopo aver conosciuto padre Cipriano, ci uniamo alla preghiera di suffragio per la sua anima di tutti coloro che lo avevano conosciuto quando era in vita, che gli hanno voluto bene, che lo hanno amato e che gli vogliono bene anche tuttora. Grazie per l'attenzione che ci avete prestato.